Buonasera a tutti. Buonasera, grazie per la presenza. Guest director Carlo Vertone. Allora, la parola a me. Sì, la prima delle cinque grandi emozioni, forse anche l'ultima in realtà, in ordine di tempo. In ordine di tempo sì. Potrebbe essere l'ultima. Guardate, le mie scelte sono nate proprio durante il periodo della mia istruzione nella cultura cinematografica, quando frequentavo il Cine Club a Roma alla fine degli anni 60, c'era il Film Studio, il Cine Club Tevere, L'Occhio, L'Orecchio, La Bocca, L'Azzurro Scipioni, erano tutte sale dove dei valorosi operatori culturali presentavano dei film, delle monografie, delle cose. C'era un ciclo dedicato a Lubitsch, c'era un ciclo dedicato a Orson Welles, c'era un ciclo dedicato a Sorbi, c'era un ciclo dedicato a Fellini. Alla fine, nell'arco di 12 anni di frequentazione, tipo 3-4 volte la settimana andavo a cinema, alla fine ho avuto una bella preparazione, in più con un padre che era anche il primo professore di storia e critica del film. Chiaramente con un padre così non puoi non avere delle indicazioni precise su quello che devi andare a vedere, quello che vale, quello che è valido, quello sul quale devi riflettere, compagnia bella. Avrei potuto scegliere chissà quanti film, però io ho scelto questi, forse perché magari sarebbe stato banale, io adoro di Kubrick e Barry Lyndon, però Barry Lyndon è un film che alla fine un po' si vede, un po' lo vedi in televisione, lo trovi, si trova Kubrick, però con Comprando Mr. Grape si trova di meno, Via del Tramonto, sì, cinefilo se lo va a guardare, eccetera. Oltre il giardino è abbastanza scomparso. È abbastanza scomparso perché è uno degli ultimi film malinconici di Peter Seller, manca poco la sua scomparsa, però tutti se lo ricordano per Hollywood Party, per Dottor Stranamore. Però invece quel film è un'ultima grande interpretazione di un attore colossale. E poi finalmente una commedia, essendo io uno che fa commedia, che è Divorzio all'italiana. Io ho scelto dei film che ho amato durante il mio periodo di apprendistato, ecco. Quindi mentre facevo la mia cultura cinematografica, c'erano dei film che mi colpivano e quindi questi sono i film. Ma veniamo un po' a Buon Compleanno Mr. Grape. È un film del 1993 di Al Sahlstrom. Io non ne sapevo assolutamente niente. Sarà stato forse il 90 o la fine del 94 o il 95. In quel momento godevo di grande affetto da parte di Vittorio Cecchigori perché tutti i film che stavo facendo avevano avuto un grande successo, a cominciare da Maledetto giorno che tu hai incontrato, Al lupo al lupo, Perdiamoci di vista, poi sarebbe arrivato Viaggi di nozze, insomma era particolarmente. Lui aveva acquistato una sala che si chiamava Esperia e lui mi disse: la vuoi programmare te questa sala? E io ho detto: programmare? Ti do carta bianca. Io ti ringrazio, ti do perché no. Così fai la concorrenza a Moretti. Perché Moretti stava lì a 350 metri da me, il Nuovo Sacre, poco distante da Via della Stiga, dove c'è il Roma. Allora io dico: volentieri, allora abbiamo fatto un contrattino dove io, anno per anno, l'avrei rinnovato e avrei programmato il film per il cinema che chiamai Roma. Cinema Roma è un nome che ho dato io. Purtroppo ha avuto la sorte di tutti, la maggior parte dei cinema romani e italiani, ahimè, chiuso perché è passato a Massimo Ferrero e dura quanto poteva durare un cinema da Massimo Ferrero? Un anno e mezzo. Non si sa che fine fa. Vabbè, è chiuso. Però in quei tre anni che io l'ho programmato, quel cinema mi ha dato tante soddisfazioni, anche perché sono riuscito ad ottenere un pubblico che era un pubblico di qualità, perché sceglievo dei film di qualità. Non volevo fare per forza dei film comici brillanti, tutt'altro. Spesso presentavo Baldoni, Zanasi, dei registi esordienti, e il pubblico
era numeroso, quel cinema andava benissimo, però lo dovevo aprire. Quando è arrivato il momento dell'inaugurazione cercavo un film, chiesi alla Cecchigori: dov'è che posso vedere un film? Nel magazzino nostro, non sai quanti ne trovi, ce ne stanno 40, manco l'ha visti, riferendosi a Vittorio Cecchigori, che stava al piano di sopra, valli a vedere, guarda che trovi. Scendo giù e tra le varie pizze, diciamo, le pizze, le pellicole, vedo What's Eating Gilbert Grape. Allora a un certo punto mi ricordai che nel 93 un mio amico che lavorava come architetto a Londra mi disse: ho visto un grande film, si chiama What's Eating Gilbert Grape. E dico: ma come sarà in italiano? È difficile, perché è un modo di dire molto particolare, un po' americano, così in italiano non c'è un titolo, però se ti capita guardalo. Il film non era in programmazione. Quando trovai la scatola, dico: questo è il film che Fabio mi ha indicato, mi ha detto di vedere. Ma lo sono fatto proiettare e sono rimasto incantato. Adesso poi vi dirò i motivi principali. E la prima cosa da fare era trovargli un titolo, comunicare a Cecchigori che volevo proiettare questo film, e lui mi disse: è carta bianca. Dico: ti ringrazio. Allora dico: qual è il titolo mio? A un certo punto, siccome c'è un compleanno nel film, buon compleanno Mr. Green. Il film viene lanciato così, grandissimo successo. E aumenta giorno dopo giorno. Allora, perché questo film mi è piaciuto così tanto? Questo film mi è piaciuto così tanto perché è un film veramente pieno di poesia. Un film dei veri Stati Uniti d'America, quelli dove i territori sono orizzontali, piatti, dove non succede niente, dove le colonne sonore sono soltanto il vento, questi mulini, questo vento che soffia e non porta niente, nessuna novità. Ed è la storia di una famiglia, i Grape, madre che pesa 250 kg, che ha cominciato ad ingrassare dopo che il marito e il papà dei due figli, Johnny Depp e Leonardo DiCaprio, si era suicidato, e Johnny Depp si deve occupare di Arnie, che sarebbe Leonardo DiCaprio, che è affetto da autismo. Il rapporto così amorevole, così affettuoso tra questi due fratelli mi ha colpito tanto. Mi ha colpito e ho capito, dico: ma questi due attori sono eccezionali, quanto sarà merito del regista e quanto loro, ma soprattutto il ragazzino. Io rimasi veramente folgorato, e ci fu una cosa che mi commosse un po'. C'è stato un momento in cui mi sono commosso, perché DiCaprio in quel film assomigliava tremendamente a mio figlio. Mio figlio chiaramente era più piccolo, però aveva delle cose identiche: il taglio d'occhi, i capelli, il dietro, la forma della testa. Adesso Paolo è cambiato, però all'epoca forse provai un'emozione in più anche per questa somiglianza. E l'ho guardato un po' ricordandomi anche un po' la figura di me fratello nei confronti dei miei fratelli, perché io sono sempre stato l'angelo custode di Luca e di Silvia. Quando papà e mamma andavano in campagna, partivano, andavano e magari li stavamo noi con una collaboratrice domestica che magari era a mezzo servizio, io ero quello che badava a tutto. Quindi in qualche modo mi ha trasportato in antichi ricordi, quindi l'ho visto da... Però il film ha una classe, una qualità, una delicatezza veramente rara. È un grandissimo film, e non è un caso che poi Leonardo DiCaprio abbia avuto la nomination per l'Oscar, ha avuto anche la nomination come al Golden Globe come miglior attore non protagonista, insomma. Però stava nascendo una stella, però è veramente giovane, tutti quanti a dire: speriamo, vediamo, ma certo è eccezionale. Anche l'altro, Johnny Depp, è fantastico. Il film è bello perché è un film fatto di parole e di grandi silenzi, dove non succede niente. Assomiglia per certi versi questo film ad alcune atmosfere dell'ultimo spettacolo di Bogdanovich. Un po', sei d'accordo? Lo ricorda molto il cinema americano degli anni 70, moltissimo. Molto, molto.
molto, quella solitudine, quella solitudine, quella noia che porta poi a gesti estremi come quella moglie infelice dove lui lavora nella drogheria di questo droghiere che è un uomo tremendo e la moglie vuole fare l'amore con Johnny Depp che lavora là. È comprensibile. Era giovane ma era già... Era veloce forte. Però era veramente molto... Quindi la grande poesia, la grande atmosfera e questo regista poi Alström ha fatto anche altri film come per esempio La mia vita a quattro zampe dove c'è sempre una situazione disfunzionale all'interno della famiglia e un bambino al centro e qua si ripete la stessa cosa, quindi è un tema che probabilmente lui deve aver preso dallo scrittore che si chiama Peter Hage, perché la sceneggiatura l'ha scritta lo scrittore del romanzo, e quindi si è affezionato. Però ecco, io non ho niente da dire su questo film, sono uscito molto emozionato e l'ho rivisto dopo tanto tempo e mi ha rifatto la stessa identica emozione, non mi ha minimamente annoiato. Molti film si invecchiano malamente durante gli anni e forse il tempo li declassa, altri invece ti esalta. Questo film è rimasto bello come era prima, quindi un film pieno di delicatezza, un film anche di immagini forti, e quello che più mi piace poi è anche la fotografia è una grande fotografia, non è un caso, mi pare sia Sven Nykvist, infatti non è un caso che Sven Nykvist, il grande direttore della fotografia di Ingmar Bergman, sia il direttore della fotografia di questo bel film. Quindi io ve lo presento, però e vi dirò una cosa in più, che appunto che mi sento anche un po' padrino per l'uscita in Italia, certo. Perché forse quel film non sarebbe mai uscito in Italia, o forse sarebbe uscito quando DiCaprio sarebbe poi diventato molto importante, quindi con estremo ritardo. Quindi sono orgoglioso di averci preso, ringrazio ancora il mio amico che mi ha dato la dritta, che aveva visto un bel film a Londra, e devo dire che confermo, è stato veramente un grande film e una bella emozione. Mi metto a fare discorsi da critico perché di fronte a te non mi permetterei mai, ma non ne sarei non ne sarei neanche capace, quindi te lo dico proprio da spettatore. Mi piace questo film, mi piace perché poi alla fine in questa scenografia del nulla mi piace questi personaggi che hanno tanta anima. No, ma poi quelli di voi che hanno seguito negli anni passati le due retrospettive sulla New Hollywood ritrovano veramente quelle atmosfere e quello spirito e quell'anima lì. Grazie. Buona visione e spero di non aver toppato, ma credo proprio.